Ciao e benvenuti. Oggi inaugureremo la rubrica dei libri di psicologia e crescita personale e iniziamo con la mia ultima lettura. Giorgio Nardone, correggimi se sbaglio. Nardone non ha bisogno di presentazioni, è uno psicologo, psicoterapeuta e ha fondato il centro di terapia breve strategico ad Arezzo ed è stato anche allievo di Paul Vaslavic. Il libro di cosa parla? Il libro parla di strategie di comunicazione, per appianare i conflitti nelle relazioni di coppia. È un testo assolutamente piccolino, sono circa 80 pagine, ma ricco di spunti interessanti. Nella prima parte, ci sono tutti quegli ingredienti fallimentari, proprio come li chiama Nardone, che possono inficiare nella relazione e addirittura per estensione portarla alla rottura. Uno di questi qua, posso citarne qualcuno, uno di questi ingredienti fallimentari possono essere il classico te l'avevo detto, il biasimare, sì va bene, ma non è abbastanza, potevi fare di più, che può mettere, credo, proprio a dura prova una relazione. Parla anche di un aneddoto, di una coppia di fidanzati, vanno a cena fuori, lui gli regala un anello e quando la ragazza va per scartarlo, la ragazza gli dice: molto bello, ma tu lo sai che io preferivo l'oro bianco anziché l'oro giallo e il diamante anziché il rubino. Ecco, il biasimare è una delle ingredienti fallimentari nella costruzione di un dialogo. Un altro che mi viene in mente è il puntualizzare. Una caratteristica delle persone intelligenti è quello di esaminare anche gli stati emotivi e affettivi e metterlo sotto con una lente di ingrandimento, etichettarli. E ovviamente a nessuno di noi fa piacere, anche se mosso da buone intenzioni, a nessuno di noi fa piacere avere qualcuno che ci dice come sono andate le cose e cosa fare affinché queste cose funzionano. Quindi, ovviamente ce ne sono tantissimi altri all'interno del libro, come il non discriminare, non imporre le proprie opinioni. L'altra parte invece del libro si concentra sulle strategie di comunicazione efficaci, delle strategie che vengono messe in atto. L'autore dà uno schema ben preciso per come procedere, ma iniziamo dalla prima. La prima indicazione è domandare piuttosto che affermare. In un dialogo strategico si consiglia sempre di non iniziare mai con un'affermazione, ma di creare delle domande affinché si crei una sorta di collaborazione tra i partner. Ovviamente non sono domande aperte, ma come dice l'autore, sono delle domande ad imbuto affinché orientiamo il nostro partner nella direzione che noi vogliamo che lui intraprenda. Possiamo prendere anche un esempio che fa l'autore ed è: negli ultimi tempi mi dedichi poca attenzione perché ho commesso una serie di errori o perché semplicemente non mi ritieni all'altezza? Ecco, in questo caso si sono create due alternative, al che il partner non potrà che rispondere che non può dire che non è all'altezza, ma opterà per l'altra, opzione. La seconda strategia è il parafrasare. Il parafrasare non è un soltanto una verifica, ma anche un ancorare quanto si è detto. Tornando all'esempio di prima, possiamo dire che io posso parafrasare la risposta del mio partner dicendo: se ho capito bene, tu non è che non mi ritieni all'altezza, ma mi stai dicendo che ho fatto qualcosa che ti ha ferito. Allora, possono emergere due cose molto importanti. La prima è che non solo capiamo attraverso la domanda specifica, capiamo che c'è un problema ed facciamo emergere anche un problema nella relazione attualmente, ma dall'altra parte ci facciamo capire al partner che noi abbiamo capito il reale problema e che lui stesso si convince di ciò. Si seguono diverse strategie per completare la discussione affinché questa diventa costruttiva e funzionale al rapporto.
Lo consiglio assolutamente, è ricco di spunti e di citazioni. Una delle strategie nel dialogo sono anche fare delle citazioni, enfatizzare, creando delle parabole, degli aforismi, mettendo non solo il lato razionale, ma anche introducendo attraverso gli aforismi, introducendo attraverso le citazioni, quella parte più sentimentale. Che può fare la differenza. Spero che questo testo possa incuriosirvi, possa piacervi. Per qualsiasi domanda e chiarimento potete scrivermi qui sotto nei commenti. Al prossimo video.